In questo video parliamo della serie Echo Ranger, una serie che ha fatto la storia della chitarra folk. La storia di queste chitarre nasce agli inizi degli anni 60. Si chiamavano J54 la versione a 6 corde, J56 la versione a 12 corde. Oliviero Piggini diciamo che ha delle belle intuizioni e invade, tra virgolette, il mercato americano con questi modelli che sono risultati poi davvero storici. Pensate che negli anni 60 queste erano fra le chitarre più vendute al mondo, in particolare la 12 corde, che realmente per tanto tempo è stata la chitarra acustica a 12 corde più venduta al mondo. Chiaramente è un orgoglio per noi italiani aver avuto così peso sulla storia della chitarra folk con questi modelli, che alla fine degli anni 60 sono stati rinominati in Ranger, Ranger 6 e Ranger 12. Io con me adesso ho una Ranger 6 che vi farò ascoltare fra poco. Possiamo vedere intanto e capire quali sono le caratteristiche che hanno, diciamo, reso famoso, reso iconico, reso storico questo strumento. Le caratteristiche più importanti di queste chitarre sono il capotasto, quindi il nut in acciaio, lo zero fret che permetteva e permette tuttora di avere un'action bassa sin dal primo tasto, il manico che non è incollato come tutte le chitarre a cui siamo abituati ma è avvitato con quattro viti, e questo ha permesso di poter fare anche dei piccoli aggiustamenti di action, per esempio regolando appunto l'inclinazione del manico, cosa che in un manico incollato non è possibile fare. Altra cosa, anche il ponte regolabile con due brugole, quindi fare l'action su uno strumento del genere è sicuramente più semplice che su una chitarra acustica tradizionale. Le chitarre che vediamo in questo video si chiamano Ranger VR, dove VR sta per Vintage Reissue. Cosa vuol dire? Echo ha preso tutte queste caratteristiche che abbiamo visto, quindi quelle delle Ranger dell'epoca, e riportate su questo strumento con qualche miglioria. Quindi per esempio abbiamo le meccaniche chiuse e non aperte come erano una volta e sono più precise, hanno un rapporto 16:1 e quindi diciamo ci aiutano con i tempi di oggi a tenere l'accordatura, ad accordare lo strumento. Abbiamo tante caratteristiche appunto originali, quindi per esempio il profilo del manico è lo stesso ed è un profilo molto comodo perché sembra quello di una chitarra elettrica, e per esempio è quello che ha reso celebre soprattutto in America agli inizi, appunto negli anni 60, questo strumento, perché era molto 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 comodo. Quindi il profilo è un low C e veramente la chitarra si impugna quasi come fosse davvero una chitarra elettrica. Per quanto riguarda invece le caratteristiche proprio fisiche dello strumento, la 6 e la 12 corde, quindi Ranger VR6 e VR12, hanno fasce e fondo in mogano, top in abete rosso, manico in mogano e tastiera in South American Rupanà. Prima di iniziare ad ascoltare un po' di esempi con queste chitarre, chiaramente vi ricordo che sono strumenti economici, come era all'inizio, quindi non è proprio il primissimo prezzo, ma sono strumenti, diciamo, accessibili più o meno a tutti. Questa era l'idea alla base di Oliviero Piggini, e per cui anche queste chitarre sono state tra le più vendute al mondo, ed è una, diciamo, filosofia che Echo ha continuato ad utilizzare ed a supportare con questi strumenti. Ascoltiamo quindi qualcosa con la Ranger VR6. Thank you.
Adesso invece fra le mie mani c'è la Ranger VR12. Le caratteristiche dello strumento sono le stesse della Ranger VR6, quindi fasce e fondo in mogano, top in abete rosso, manico in mogano e tastiera in South American Rupana. Questo strumento è, come abbiamo detto, è stato veramente iconico per tutto il mondo della chitarra folk nel mondo. Quindi è secondo me davvero una cosa molto bella che Eco abbia voluto riportare questo strumento alla portata di tutti, con l'estetica, il gusto ed il suono di un tempo. Ascoltiamola. Adesso invece ho fra le mani la Eco Ranger Futura. È uno strumento che possiamo definire l'evoluzione del mondo Ranger. È una chitarra il cui design e l'assemblaggio sono fatti in Italia, quindi non parliamo proprio completamente di un Made in Italy, ma assolutamente c'è molto molto di Made in Italy appunto in questo strumento. Le differenze di legni sono che questo strumento ha, rispetto alla serie Ranger VR classica, ha fasce e fondo in Ukume, anziché in mogano. La chitarra ha il top in abete italiano massello, quindi parliamo comunque di uno strumento molto più importante rispetto agli altri. Il manico è sempre in ukume e la tastiera è in South American Rupana. Sotto le mani si sente che è uno strumento di un altro tipo, anche le rifiniture, la scelta dei legni, è uno strumento di un altro livello. La cosa bella è che non mi aspettavo sinceramente è che il prezzo di questo strumento è comunque un prezzo di fascia media. La chitarra sta in una fascia media di prezzo, quindi comunque è una chitarra molto appetibile dal punto di vista economico. Le differenze sono anche nel capotasto, che qui torna ad essere standard come in tutte le chitarre acustiche che troviamo. Le meccaniche sono aperte e sono delle meccaniche Grover, e troviamo il ponte classico, quindi non regolabile, ma diciamo standard. Il look di questo strumento è, diciamo, avvantaggiato dalla scelta del pickup, e io direi che passiamo ad ascoltare anche questo strumento e vediamo come suona. Thank you.
Bene, abbiamo fatto un po' una panoramica sul mondo Ranger, quindi partendo dalle vintage reissue, quindi le riedizioni del mito, diciamo, della Eco Ranger che ha fatto la storia della chitarra folk, fino ad arrivare alla Eco Ranger Futura, e quindi la massima evoluzione made in Italy di questo strumento. Io penso che abbiate ascoltato le caratteristiche di questi strumenti e credo siate d'accordo con me che con dei budget così bassi sono degli strumenti che suonano indiscutibilmente bene. Io penso che Eco sia un marchio storico, sia un marchio che appartiene proprio a noi italiani perché ci contraddistingue e ci riconosce in tutto il mondo conosce il marchio Eco, quindi sono veramente convinto di supportare questo marchio e di cercare di diffonderlo nei limiti, diciamo, del possibile, perché penso davvero che sia una parte importante di storia italiana e al netto di tutto penso che per il prezzo di questi strumenti ci sia veramente poco a questo livello sulle stesse fasce di prezzo. Io vi ringrazio per essere stati con me, se non l'avete già fatto e se vi è piaciuto il video vi invito a cliccare mi piace qui sotto e ad iscrivervi anche al canale cliccando sulla campanella per restare sempre aggiornati. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se avete una Eco, se avete una Ranger, quanti di voi hanno preso una Ranger Futura e noi ci vediamo al prossimo video, grazie ancora.